Ciao, benvenuti nel mio canale e oggi volevo svelarvi due trucchetti che ho sperimentato da quando uso l'olio di cocco e volevo condividerli con voi, appunto. Due trucchetti per utilizzare al meglio l'olio di cocco e non farvi passare la voglia di utilizzarlo proprio per la sua untuosità, per il barattolo che magari risulta scomodo da portare in bagno quando si usa soprattutto appena si è terminato di fare la doccia, perché l'olio di cocco si utilizza al meglio ed è efficace quando la pelle è ancora umida. Appena siamo uscite dalla doccia, mettere l'olio di cocco è il momento ideale, non sulla pelle asciutta. Però purtroppo tante abbandonano l'idea proprio per la sua untuosità, con la paura di sporcare in giro, di ungere in giro, si arriva al punto di abbandonare l'uso dell'olio, in particolare di cocco. Io devo ammettere che è da poco che l'ho scoperto, grazie a Daniela, grazie al suo canale Danni di Beauty, che grazie a lei ho imparato ad apprezzare le qualità dell'olio di cocco. Dunque, ho sperimentato, diciamo, due metodi. L'olio di cocco a 26 gradi si scioglie, se no è un burro, è non molto solido, ma comunque è corposo. Ebbene, ho visto un po' sul web, tante sperimentano il fatto di tenere l'olio di cocco più solido mettendolo in frigo dentro le formine del ghiaccio, per intenderci, o comunque formine per fare cubetti di ghiaccio, che poi siano cubetti, cuoricini o conchiglie, e l'utilizzo insomma delle formine. Io ho sperimentato un altro metodo perché lo trovo ancora più congeniale, è quello di procurarsi dei tappi dei barattoli, delle conserve, delle marmellate e foderare questi tappi con della pellicola trasparente. Ovviamente la pellicola de trasparente deve essere più grande dei tappi, perché poi andrà a ricoprire la cialda che andremo a formare, la compressa che si andrà a formare dell'olio di cocco. Con un cucchiaino si va a versare l'olio dentro il tappo del barattolo. La pellicola si lascia aperta e si vanno a riporre nel frigo. Calcolate che l'olio di cocco, io ho fatto caso che in meno di mezz'ora solidifica, ripeto, nel frigo, non nel congelatore. Una volta che si sarà rappreso e diventa bianco, bianco candido come la neve, vorrà dire che si è solidificato. A quel punto le cialde che si sono formate, queste compresse di olio di cocco, potranno essere sfilate dal tappo e la pellicola sarà usata per avvolgere completamente, confezionare per bene questa compressa di olio. Ve ne potrete procurare diverse formine e tenerle pronte nel frigo. Al momento dell'uso, tipo ad esempio prima di fare la doccia, le potete tirare fuori, che cominciano già ad ammorbidirsi, e quando è il momento di andarlo a distendere avrà la consistenza giusta, avrete la dose giusta. Ovviamente potrete usarne una o due, quelle di cui avete bisogno, ma avrete la quantità senza andare a mettere le mani nel barattolo o fare acrobazie per riuscire a distendere l'olio. L'altro metodo è ancora forse più semplice e ancora più rapido. Con una siringa, io in questo caso, in questo momento, avevo una siringa da 5 ml, ma ne potete usare anche una più grande. Basta che togliere il tappo e l'ago alla siringa, ovviamente, aspirare l'olio di cocco fino alla quantità che vada a riempire la siringa, e si va a riporre in frigorifero. Chiaramente prestate attenzione che rimanga in verticale, perché c'è il rischio che possa fuoriuscire finché non si solidifica. È bene mantenere e lasciare il tappino di protezione dell'ago, riporlo sopra la siringa. E anche in questo caso lasciare solidificare l'olio di cocco in frigorifero per all'incirca una mezz'ora. Ovviamente una volta che è solidificato, lo potete usare in qualsiasi momento.
quando farete la doccia vi porterete con voi la siringa e avrete l'olio di cocco pronto da poter cospargervi sul corpo, dapprima sulla mano e poi fare una bella emulsione da umide e distribuire l'olio di cocco. È anche utile così nella siringa e se lo mantenete poi in frigorifero, soprattutto per il contorno occhi, perché avrete quasi una sorta di crema fresca che andrà ad idratare il contorno occhi. Questi sono gli esperimenti che ho fatto io in casa per gestire al meglio quest'olio. Le prime volte che lo utilizzavo mi sono resa conto che era un po' difficile da gestire, a meno che inizialmente avevo provato a diluirlo nell'acqua all'interno di uno spruzzino, ma credo che l'olio di cocco sia meglio usarlo allo stato puro o perlomeno con pochissima acqua, quella che si ha sul corpo appena finito di fare la doccia, e dopodiché emulsionarlo, ma senza andarlo a diluire troppo, come appunto dicevo, dentro uno spruzzino. E questo è il quanto. Fatemi sapere se anche voi conoscete delle tecniche o come utilizzate voi l'olio di cocco. Lasciatemelo scritto nei commenti perché sono curiosa. Io, come ripeto, ho voluto sperimentare, provare questi due metodi per riuscire meglio a gestire appunto quest'olio. E niente, fatemi sapere se lo provate e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie per avermi seguito. Ciao!